cosa del genere. Ulla. Fantascienza. Oh. Sì, siamo in diretta da 5 secondi, via. Lasciamo al solito tempo di, come si dice in italiano, quariarsi. Sì, lo so, lo so, lo so. Mi comunica che mi connetto col 4G. Ma dai, ma se non me l'avesse detto, come si chiama qua? Diamo il tempo noi di riscaldamento e di condivisione link. Ok. Assolutamente sì. Ciao a tutti, belli e Ciao brutti, a tutti, siamo omofobi in belli e e non. brutti. Esattamente, perché come ho intitolato questa diretta, visto già il nervo esce fuori, come si dice? Il nervo esce fuori. E noi oggi siamo senza parole, siamo tantissimo senza parole e comincio allora. Oh, sì, perché qua devo fare ogni volta Facebook, quando mi connetto dalla mia pagina tramite StreamYard, deve capire prima dove è nell'universo mondo, dove è situato Dove nell'universo mondo. Ok, ci siamo, grazie, siamo? molto gentile Facebook. No, adesso mi dice che posso. Ma veramente, io ora ti taggo così, Davvero? davvero, sì, davvero. E poi tagliamo pure, allora, prima di tutto, tagliamo Elikio. Tagliamo il mondo. Tagliamo il mondo e al mio segnale scatenate il tag. Io ora comincio a Esatto. taggare Q e pure Ghe, che sono due personaggi che conosciamo tantissimo bene, in come si chiama, in siciliano. Allora, per adesso questi possono bastare come tag. Taggo anche questa amica mia che è anche nostra collega che ha un profilo che attira tantissimo. Infatti, anzi, ringrazio pubblicamente, grazie Giovanna per aver pubblicato anche sul tuo profilo il link al mio libro e soprattutto per aver supportato perché grazie a questo libro possiamo introdurre anche il tema di oggi. È un tema che io tratto moltissimo su questa pagina, praticamente essendo la pagina su di me, di che cosa posso parlare? Beh. Sotto tutte le poliedriche sfaccettature. Se il tag è arrivato, dovrebbe essere arrivato, Sì, sì, a è me è arrivato il arrivato. tag e l'ho anche accolto, così almeno lo vedranno anche i miei contatti. Ok, a posto. Assolutamente. Oh, che bello! Nel frattempo Facebook mi ha proposto come ricordi della giornata foto mie di 13 anni fa con il décolleté ben in evidenza. Forse se metto una foto di Allora devo quella andarla a coppia poi vedere. subito. Ora poi condivido. Perché sono foto comunque relative al teatro. Quindi Ok. dobbiamo do davvero Ah, dire quali topi. a proposito di Sì, anniversari, a c'è. proposito di eterogeneità e a proposito di versatilità. Oggi è un anno che sono amica su Facebook con una grandissima persona. E quindi devo fare gli auguri a questa persona che è un anno che mi sopporta. Ebbene sì, Paolone Vezzanone, o meglio, Paolone Vezzani, tantissimi auguri. Aspetta. Che qua noi siamo delle persone, allora, no, non che siamo delle persone, no, ma qua devo, ok, crea banner, auguri. Così. Perché noi facciamo le cose in maniera Molto molto professionale. Show. professional. Così. Mettiamo banner come se non ci fosse un domani. Che cosa meravigliosa questa. Allora, No. Maria, noi andiamo avanti perché sennò bestemmiamo in greco, romano, turco, fino, vengono Come tutte dicevo le infatti prima terminologie della. astruse. Esattamente, come aspetta, pubblicità progresso.
Parlando di décolleté, scusate. Esatto, che bello unicorno, multicolor. Da noi si dice un cunnuto e mezzo, siccome qua ce n'abbiamo uno cornuto. No, io veramente in Senato, ieri sera ne ho visti diversi. No, di unicorni. Basta, non vado oltre. Preferivo gli unicorni. Anch'io, ovviamente. E ti dico una cosa, 11:11 a Palermo, Iconna Runza Lataro. Ti ho detto tutto. Però Non bisogna fare la parliamo oggi di traduzione. cornuti, non stiamo parlando di cornuti, non ci permetteremmo mai di dare il cornuto a nessuno noi, assolutamente. Stiamo parlando appunto come si diceva prima di eterogeneità, soprattutto Appunto, ci sono eterogeneità. persone e persone. Esattamente, ci sono persone e persone. E introduco così con una citazione da backstage su quello che di cui parliamo così oggi, cioè stamattina leggo alcuni post, fra cui anche il post di Eli, e io vi consiglio di guardare il post di Eli, anzi, gli ultimi due post di Eli, quello di stamattina e quello di ieri. In cui si parla di un evento proprio così recente. Abbiamo lottato tantissimo, scusate se nel frattempo ogni tanto, ma mi è stata proprio certificata ufficialmente la rinite vasogostrittoria, quindi state tranquilli che non è nulla Non è di quello che Covid. pensate voi. No, 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 assolutamente no, guarda, manco quello mi vuole. Manco quello, ma quello proprio mi è No, diseguato, tanto perché ne è qualcuno. abbastanza. No, ma tanto perché qualcuno, un certo Togliac, poi Fabio Togliac, diceva che il Covid era una punizione divina per noi gay. Però poi se l'è preso lui, quindi chiediamo a Toyac se vuole fare un coming out per caso. Così, all'acqua di rose glielo chiedo, gliel'ho chiesto nel post, ma magari se lui, glielo chiedo anche a voce, Fabio Toyac vuole fare un coming out per caso, visto che le ha preso a lei il Covid? No, così, chiedo per un amico soprattutto, per un amico che mi ha girato la bellissima notizia che è di tutte le sue lezioni sulla nostra persona in quanto noi gay meritiamo il Covid come punizione divina e in quanto di punizione divina, ma io mi domando una cosa, Maria, semplicemente, ma queste personcine così cattoliche, così buone, perché si caratterizzano in una persona buona, come fanno a elargire così tante cattiverie nei confronti del prossimo perché è diverso da loro? Questo che io mi domando. Cioè, una volta erano punizioni divine, diciamo, Satana, le persone che scrivevano con la mancina, con la sinistra, vale a dire. Poi sono diventate Satana, o anche prima lo erano, le persone con disabilità, adesso è diventata punizione divina il Covid per le persone che hanno un'altra sessualità. Cioè, noi non stiamo bene, eh? C'è un protrarsi di questa, non lo chiamo medioevo, perché il medioevo in realtà era molto più aggiornato, molto più evoluto, molto più sveglio di noi. Quindi, come lo vogliamo chiamare? Una persona ha usato un termine diciamo, molto più adatto, oscurantismo. Sì, è buono, oscurantismo. Forse è una connotazione positiva questa. È migliore È di un po' come medioevo. decadentismo, è un po' Sì, come decadentismo solo che che nel periodo del decadentismo, visto che vogliamo parlare di cultura, ecco, te capita sempre di parlarne, nel decadentismo schifo. qualche bagliore di lucidità e qualche bagliore di crescita si vede comunque. Io qua bagliori di crescita e bagliori di luce non ne vedo, vedo proprio l'oscurità fatta persona e fatta uomo. Io neanche Quindi, baglioni vedo, figurati. ma magari baglioni, la vita è adesso. Comunque andiamo avanti.
E quindi grazie per aver introdotto proprio. Oggi proprio noi ci serviamo di questa pagina perché Avevo qua voglia di potremmo fare dire di questa. tutto. Avevo Anzi, voglia ti di dico fare che questa qua. microintroduzione. No, ma figurati tutto quello che vuoi, micro, macro, medio. Ma guarda, su questa pagina si può parlare a ruota libera e soprattutto senza censure perché purtroppo, dato il contenuto che a volte condividevo, ho dovuto mettere una sorta di, come si dice, già il bollino adulto sulla mia pagina. Quindi i minori questo purtroppo non lo potranno vedere. Ma i maggiori sì, e il problema secondo me non sta proprio nei minori, proprio non è minore, è nei No, minori, perché nei loro sono in maggiori il realtà molto problema. più svegli. Loro sono molto più svegli in realtà, quindi stiamo facendo un lavoro alla sezione corretta, per così dire. Quindi poi ho letto dei commenti veramente Guarda, io ti dico soltanto che che io dagli poco fa ho una fascia. scritto. Che dargli una fascia evolutiva è molto difficile, molto difficile. Homo Cioè, se ti erectus. chiedessi, no, ma forse è più moderno l'Homo erectus in realtà, perché sentir dire, cioè, leggere un commento di una signora, tra l'altro signora, quindi donna, che in teoria dovrebbe sapere e conoscere le lotte che hanno fatto le donne per arrivare ad oggi, sentirla dire, o meglio, leggere. Però è come se avessi sentito la sua voce, sentire e leggere commenti del tipo: ma hanno già avuto l'unione civile, che cosa vogliono? Direi anche basta. In che fascia evolutiva la mettiamo? Perché io sinceramente ho qualche dubbio in tal senso, Ma stavo onestamente. cominciando a pensare alle fasce anche in termini di generazione, sai, generazioni X, Y, Z, chi più ne ha più ne metta. Qua io sto cominciando con l'alfabeto greco. Fra poco, quando finisco quello greco, quello cirillico. No, perché qua diventa complesso. Oppure leggere commenti del tipo: anche il Green Pass discrimina ed è più discriminatorio di voi che siete discriminati per la sessualità. Quindi mi sfugge qualche cosa che c'entra. Sono due cose molto differenti. Su questo proprio non ci voglio andare. Ieri ti ho mandato una foto ben precisa. Ieri pomeriggio ti ho mandato una foto ben precisa. No, ma io quello che mi Sappiamo. domando, cioè, ci disgreghiamo ancora di più perché viviamo una serie di Amen. discriminazioni? Cioè, il punto è che si stanno creando più sottocomunità, più sottogruppi, non lo so neanche io come. Cioè. Soprattutto c'è questa frammentazione, ecco. Andiamo proprio a utilizzare un termine. Il termine l'abbiamo, è frammentazione, punto e basta. Esatto. E lo Ed è quello utilizzo che noi spesso, non non è un vogliamo, caso. anzi, perché se avessimo voluto frammentazione, sto benedetto DDL, se non sare, non avrebbe incluso anche le disabilità. Come si suol dire, è come se io vado a partecipare, mi vado a candidare per le Paralimpiadi e già, e magari ora non me ne vogliano quelle le Paralimpiadi, sto utilizzando un, come si chiama? E nelle Paralimpiadi ovviamente ci sono delle categorie come all'INPS, come tutto quello che vuoi, e praticamente tu hai degli standard. In questo caso è come se noi avessimo preso tutti questi standard. Cioè, li capisco pure bene, quei determinati standard di Paralimpiadi, INPS, eccetera, eccetera. Voglio rimanere sempre più nella sezione diplomatica in questo momento, perché ovviamente, se no, tutti quanti, basta che ci andiamo a fratturare un dito e ce ne andiamo alle Paralimpiadi, il che non è neanche giusto, voglio dire. Quindi ci Esatto. sono determinati metri di valutazione, mentre con una legge del genere, perché per carità. Tutte le leggi hanno dei parametri, tutte le leggi hanno delle piccole scatoline in cui rientrare, perché sennò veramente anarchia. E arrivato a un certo punto Esatto. io, mezzo pensierino, fra poco ce lo faccio all'anarchia, perché qua non... E io da qualche anno che sono anarchica, quindi. no, io Così almeno ho proprio... tolto Allora, il dubbio.
No, Maria, scusami, però almeno così ho Sì. tolto il dubbio a chi mi etichetta nella destra, nella sinistra, nel centro, baricentro, orchidea, margherita. Lo sapete, sono anarchica. Ok? Io A invece posto. senza colore politico, proprio se tu mi dici, ma tu che colore politico sei? Fra poco divento pure apolide, quindi figurati. Fra poco io mi tolgo proprio la cittadinanza italiana e voglio Guarda. diventare cittadino del mondo con i pro e i contro che ne conseguono. Quindi No, figurati. guarda, perché limitarsi al mondo? A questo punto cittadino dell'universo. Ma quello è già by default, come si suol dire, a prescindere. Ok, penso che nessuno arrivi. Ma io non capisco perché la gente non ha risposto al mio annuncio di richiesta di coming out in diretta. Ma sono tutti timidi, tutti leoni da Sono timidi. tastiera, tutti Evidentemente sì. leoni. Tutti felini da tastiera, chiamiamoci così, Evidentemente sì. perché se diciamo leoni, giustamente offendiamo una categoria, Wow, è un genere. wow, Se diciamo leonesse, è wow, anche wow, wow. peggio, quindi già la lingua italiana c'è da abbastanza da filo da torcere. Guarda, ti dico una cosa, io l'altro giorno, una settimana fa, proprio una settimana fa, l'avessi fatta apposta, non sarebbe riuscito. Una settimana fa vado ad incontrare il mio maestro di recitazione. Grande, ti adoro Tony Colapinto, mi dispiace, come adoro tutti i maestri di recitazione che ho avuto, ti adoro, però io ho detto a lui una cosa ben precisa, dico, sai, ho letto il vostro spoiler sulla pagina e vi ringrazio per una cosa, sguardo interrogativo, dico, vi ringrazio per l'asterisco, e mi ha detto, dice, guarda, quando possiamo noi lo mettiamo, perché dico, sì, lo comprendo, la lingua italiana non c'è. Non ci aiuta, anzi c'è chi sta cercando di trovare soluzioni alternative, però cerchiamo di non uccidere anche la lingua italiana, abbiamo già ucciso diverse cose, cerchiamo di non uccidere pure quelle, su quello ci siamo tutti ritrovati d'accordo, in parte molte persone. Comunque io ho ringraziato per questo e soprattutto anche perché lo ringrazio. E da un po' di tempo che io gli propongo di fare uno spettacolo guarda, io non voglio dire niente perché con questo spettacolo c'è una sfiga, sì, ha una piccola maledizione questo spettacolo, come il viola in scena se sei in Italia, se invece sei in altri paesi è giallo verde, insomma. E, siccome io propongo uno spettacolo che è molto particolare e sì, parla soprattutto in maniera emergente, proprio che emerge di LGBT, in quanto tratta una determinata tematica. Poco fa noi dicevamo che con determinate persone non possiamo andare in conflitto perché quello che cerchiamo è differente. Tu ti occupi di una categoria, io mi occupo della categoria, quella che abbraccia un po' tutto, che siano uomini, Esatto. donne, bambine, dinosauri. Per me non fa differenza. Proprio pan, la mia te non con pan, il fauto di pan, e neanche quello che si mangia. E Esatto. quindi la mia reazione è stata soprattutto a un tuo commento, che se non sei stata tu a scriverlo, comunque una persona molto intelligente, alla decisione di ieri di non fare passare il DDL, come se già non ci avessero fatto aspettare per diversi anni. Dice, noi gli diamo il colpo di grazia, perché non si tratta solo del DDL, signori miei. Stiamo parlando che stiamo attraversando un periodo storico molto particolare. Siamo tempestati da diverse notizie. Che soprattutto mettono al centro la relatività. Ora, bene, noi parliamo di relatività, che siamo tutti buoni, Robespierre, tutto quello che vogliamo, rivoluzione francese, rivoluzione culturale, e poi quando si tratta di fare i fatti, cioè perché non dico che non è ammissibile, badiamo bene, ora in questi giorni si parlerà fra poco anche di violenza di genere e quindi ritorneremo sempre alle stesse cose. Cioè, io non posso, non sto parlando degli episodi violenti, Dio ce ne scansi e liberi, veramente
Non parlo di quello, ma io parlo di una, come si dice, della vita di tutti i giorni. Parlo anche del fatto che, per Esatto. esempio, una persona come me, come Deli, esce per strada e sente dei commenti, che sono magari dei commenti che loro sussurrano fra di loro, ma non li sentiamo. Esatto, E tu diamo dici, sorte. Mima, ti sto discriminando, ah, io c'è libertà di parola, tutto quello che vuoi, ma io dico sempre che quello che bisognerebbe non evitare, cioè bisognerebbe che tutti ci mettessimo attorno a una tavola rotonda e parlassimo, comunicassimo fra di noi. Secondo me, questa decisione che è stata presa dai signori o signore, diciamo da queste persone, ecco, dotate di un determinato potere, soprattutto il potere di essere ascoltato, il potere di poter cambiare la storia. Come a teatro noi abbiamo i personaggi di potere e i personaggi d'amore. Questi sono i Esatto. personaggi di potere che possono fare il cambiamento. Cioè, io non posso veramente credere che a 20 anni o poco più, quasi 30 anni di differenza da quando George Michael faceva il suo coming out e cantava Let's Go Outside, noi ancora stiamo parlando di questo. Dico soltanto Esatto. questo. Cioè, è vero che ci sono state le unioni di fatto, ma le unioni di fatto non tanto per le coppie omosessuali o le coppie formate non cisgender, quando andiamo così, non cisgender eterosessuale, no, assolutamente no. Quello secondo me è stata una toppa che è stata messa perché la gente non si sposava quasi più, decideva di convivere e andando a convivere tu vai a perdere determinati diritti. Se sbaglio, voi mi correggerete, come diceva un grande No, no, personaggio. è vero, è Praticamente vero. noi abbiamo determinate anche forme quindi è stato secondo me più una paraculata in quel senso che ne abbiamo beneficiato pure noi, poco importa perché purtroppo non si tratta tanto del matrimonio, badiamo bene, io voglio parlare a quella signora che ha scritto il commento a cui tu hai risposto. Io non voglio parlare solo a quella signora, ma Ma a qual un era il vincolo che ho commento che adesso fatto, non mi sovviene? che dice che hanno avuto le unioni di fatto, dice, mo, Ah, ok. ecco, mo stavolta l'ho No, detto ma ce ne senza sono stati adesso. altri che. Ma sinceramente parlando, c'è stato anche un altro che ha detto qualcosa del tipo: ci sono già le regole, ci sono già le. I reati e quindi badano a quelli, punto. Ma se io vengo picchiata perché gay, cioè è difficile capirlo che è un aggravante. È un po' come quando mi entrano dentro casa e c'è un furto. Il furto è diverso ti adoro, dal furto con le armi. È difficile capirlo, Cristo. Cioè, io non lo so. Cioè, voi mettete sullo stesso piano. Sì, è questo che voglio far capire a queste persone. Non si può mettere sullo stesso piano un furto di una casa vuota con il furto con persone all'interno e all'interno ci sono queste persone che vengono picchiate, vengono magari violate o vengono magari uccise. Non è la stessa cosa, è un aggravante. E poiché è un aggravante, ci sarà un rito diverso o no? Quindi, se No, io ma vengo soprattutto picchiata, quando tu devi perché sono reagire con... gay, Esatto. esatto. E quindi se io vengo picchiata non perché ho fatto qualche cosa, anche se non si fa comunque, ok? Perché la violenza a prescindere non è giusta. Però Che tu se sia io vengo gay, picchiata, appartenente a qualsiasi altra categoria, la violenza non risolve niente. esatto. Mary, non No, ti ma ti sento più. stavo dicendo, sì, ti stavo dicendo, ma a proposito di questa legge, della legge per quanto riguarda il potersi anche difendere quando tu ricevi un'offensiva, praticamente quello che mi fa ridere anzi, quello che mi fa ridere sono due cose, quindi sono due cose che Esatto. mi fanno ridere, Vediamo se scusa sono le in lingua stesse italiana. mie.
La prima è che tu devi reagire con lo stesso, cioè guagliare il metodo di offensiva. Quindi, prima di tutto, buongiorno signor Lado, che fa? Mi sta facendo una rapina? Mi faccia vedere un pochettino. Esatto. Allora, bazooka, Kalashnikov, un attimo che vedo se ce l'ho in magazzino. Ah, no, Aspetta, c'ho una vedo se ce l'ho in pistola. magazzino pure io, aspetta. Una pistola, un attimo che devo andare a recuperare i vari pezzi della pistola perché se la tengo giustamente montata mi può scappare un proiettile e ammazzo un bambino. Quindi mi fa un attimo di pazienza. Montone, a cavolo, ho la pistola, lei c'ha il bazooka. È un po' come carta forbice sasso pietra, quella che com'era, come si chiama? È un po' come quello, che Sasso, è la carta forbice e forbice carta. sasso. C'è quello, poi qual era l'altra cosa? Ce n'era un Sasso, altro punto forbice e che carta. esattamente. Poi a parte questo, se io invece scelgo di andare a fare un corso di autodifesa, magari mi specializzo in arti marziali, io mi devo auto andare a denunciare alla polizia perché io ho nelle mani, comunque nel mio corpo, l'equivalente di Un'arma. un'arma letale, quindi io Certo. sono, come si dice, posso sopraffare il ladro o chiunque mi voglia usare violenza, e quindi, ma stiamo scherzando? È come Questa è la se legge, io però devo in mettere brutto in non scena è teatro. questo. Non è brutto questo, Maria. Il brutto è che queste leggi ci sono sempre state e quello che è Strade proprio su peggio è strati. che purtroppo sono sempre. E il brutto, lo sai qual è? È che sono sempre andate contro alle nostre forze dell'ordine. Perché io quando ho fatto la domanda per andare nelle forze dell'ordine, una delle prime regole che ho letto è che se ipotesi c'è un inseguimento e il ladro è armato, io non gli posso sparare, devo aspettare che mi spara per primo lui. Quella è Ma bellissima. A me è what? successa una cosa del genere. Io Cioè, che purtroppo cosa, io adesso scusa? ci Cioè, se rido. questo si gira, ma Maria, ci rendiamo conto, se questo si gira, mi spara e mi becca direttamente in testa, io come gli rispondo? E no, Dall'aldilà gli in quel rispondo? caso puoi sparare. In quel caso puoi Ma sparare. dall'aldilà? Allora, questo fatto reale è accaduto qualche annetto fa. No, non tanto, cioè, qualche annetto è un eufemismo. Diciamo che andavo all'università, avevo qualche annetto in meno. Ero qui, ero a Palermo e un bel giorno decido così di indossare un vestito. Io non indosso mai vestito, specie con la scollatura. Comunque un bel giorno decido di indossare un vestito con la scollatura e praticamente dalla stazione centrale di Palermo, esattamente. No, così, 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 tanto pubblicità per capire progresso ogni da che parte tanto. sto. Allora, praticamente seguo come si chiama? Cioè, prendo la metropolitana, quindi faccio diverse fermate di metropolitana, arrivo all'università, me la faccio di corsa perché mi accorgo che mi stava seguendo una persona. Vado dai metronotte, quindi rappresentanti della forza dell'ordine all'interno della cittadella universitaria. Con nonchalance dico, guardi, c'è un tizio che mi segue dalla stazione centrale. Le ha usato violenza? No, ho camminato più veloce di lui. E finché non la tocca non possiamo fare niente. Ah, va bene, ok. Dico, allora spero che il mio parlare con un metronotte serva da deterrente. Buongiorno, ci dispiace. Ma no, si figuri. La comprendo. Riprendo le mie carabattoline e me ne vado con la coda fra le gambe. Ti dico soltanto questo. Non perché magari ero io col vestito che me la so cercata. Sì, adesso a proposito di questo, visto che me l'hai lanciata, io la afferro subito. Devo controllarla questa nozione, questa diciamo info che mi è arrivata tramite un bellissimo canale che si chiama TikTok. Questa mattina vedo un video di una ragazza, ma penso che sia attendibile la cosa comunque. Poi la controllerò, è Vabbè, se attendibile, TikTok la la fonte è posterò. come Wikipedia. Aspetta, aspetta però, aspetta.
Ripeto, io sono una persona di parola. Se la cosa è attendibile, io la posterò sul mio Facebook. Se la cosa non è attendibile, cadrà tutto nel vuoto. Quindi, allora, c'è un'ordinanza in una città che si chiama Terni, quindi vicino a casa mia, poco distante da casa mia, che è Rieti, e c'è stata un'ordinanza. Questa ordinanza recita che per bloccare la prostituzione hanno fatto in modo di stabilire che se una donna si veste in maniera troppo succinta, gli sarà fatta una multa per prostituzione di 500 euro. Attenzione, succinta, non ci sono delle caratteristiche scritte in questa legge, in questa ordinanza per così dire cittadina. Cioè, se un poliziotto reputa che quel vestito è succinto, farà la multa alla signorina di pertinenza. Non so se mi sono spiegata, Sì, perché non si è spiegato che ne assolutamente. so io, gonna, che ne so, mini mini gonna, oppure tacchi a spillo, oppure rete, calza a rete, so io, un esempio. No, niente di tutto questo. Chiaro? Cioè, Sì. allucinante. Come andare contro le donne, prendete nota. No, Sempre ma colpa delle allora a donne. questo punto tu me ne lanci proprio, io l'ho lanciata a te volontariamente, tu la lanci di nuovo a me. Allora, non so se hai visto Yes. una determinata pubblicità sulle calze che aiutano la circolazione, non ricordo il marchio e non lo direi comunque, no? Di Per quelle che questo ti ho sfondano in detto calza a farmacia. rete, tesoro. Lo sapevo che avresti colto. Allora, mo, dice, sono come delle calze normali, bla bla bla, eccetera, eccetera. Alla fine, in pubblicità c'è questa signorina con un vestitino inguinale. Scusatemi, ma quello io già la categorizzo inguinale con la calza autoreggente. Stiamo parlando di una pubblicità che va in onda in prime time, cioè, quindi in prime time lo vedono i bambini. Cioè, se io non posso dire parolacce, come si chiama, il bambino può vedere, a parte la volgarità, perché comunque. Veramente, cioè allora Pretty Woman in confronto quella era Accompagnare solo. quella in confronto Pretty Woman era Monaca di Monza, va è Oddio, confronto attenzione a come parli alla monaca di Monza. no vabbè è stata citata alla come si chiama all'eredità, posso farlo è stata nominata pure la Monaca di Monza. E praticamente qua arrivano like come io, chiunque tu sia stato, ti ringrazierò dopo. Praticamente, cioè io dico che tu in una pubblicità del genere, a parte cioè, la volgarità di fare vedere pure tanto di merletto, capisco che vuoi fare vedere che sono anche autoreggenti, ma tanto vale che facevi una pubblicità come tutte le altre calze normali. E facevi questa pubblicità così che allora anzi prendevi direttamente le gemelle Kessler, gli facevi ballare un colpo di Dada Umpa che Da loro Umpa. esattamente e fanno vedere le loro belle coscette da 85 anni che comunque se la portano ancora bene, brave Che gemelle ne so ancora Kessler. male, citazione. Cioè, no, non le ho viste di recente, anzi, accidenti per la loro età, se non muovono meglio loro di me. Questo è poco ma sicuro. Quindi dico questo. Quindi a questo punto, questa pubblicità come la si considera? Perché se quello è un vestito succinto oppure no, soprattutto quello giustificato perché è atto alla promozione, oppure se io vado in giro così, magari in una pubblica piazza, cheat un episodio. Bella bambina, bella ragazza, te la posso dire, ma dice una bella cosa. Che fa con il nodo da basta? Cheat. Sempre meglio di un sogno disponibile. E ho detto tutto. Dice, ma che hai detto tutto e non dici mai niente? Cheat, pure questa. Esattamente.
Quindi noi situazione pure questa. Ma da infatti 34 minuti blateriamo su questo tema, ne abbiamo un pochettino sviscerato le varie sfaccettature, perché comunque è un tema poliedrico che se ne possa pensare, perché si pensa che sia un tema omogeneo, che di omogeneità non c'è nulla, è proprio eterogeneo, più eterogeneo di così. È anche come si chiama? È ossimorico questo tema, perché è un tema che parla di determinate categorie, però abbraccia uno spettro, anzi no, non aspetta, una marana di altre tematiche. Ecco, e ho detto Arrivederci. tutto veramente, aridaie che ho detto tutto. E signori miei, dopo aver parlato così tanto, io dico soltanto, ho perso le parole, o forse sono le parole che perdono me, perché ho commentato già abbastanza e molto più di quanto non abbia fatto sin da quando è stato in uge questo DDL. Io ti chiedo di chiusare un attimo proprio così, una frase alla Eli di quelle, dice al cianuro, no, all'acido solforico la vogliamo, anzi all'acido muriatico, perché acido solforico poi... Dice, la gente c'ha la puzzetta sotto il naso. Guarda, Guarda, io faccio il giustiziere della Maria, notte. io penso che quando si esulta in quella maniera per dei diritti che non tolgono niente a nessuno, ma amplifica delle categorie che non li ha, c'è da farsi solo una cosa. Piccolissimo ma importantissimo esame di coscienza. E chi lo sostiene quell'applauso? L'esame di coscienza se lo deve fare un pochettino più ampio, poiché andrà poi in quella cabina a votare chi ci rappresenterà. E onestamente parlando, io non mi sento rappresentata né in Italia né in Europa da personaggi che bocciano una cosa che amplifica dei diritti. Abbiamo perso Eli? No, perché per un attimo non t'ho visto, restavo così, in Hai attesa della connessione. È quello che succede, il bello della sentito me? diretta. Io dico solo, no, ma guarda, l'applauso invece lo faccio io. Io faccio un Sono qua, grandissimo sono applauso a qua. tutte. Guarda, faccio un grandissimo applauso, dico, con questo chioso sul serio. E anche Kyoto, comunque. Fatto bene. Io ringrazio tutte queste persone perché grazie a loro, ecco, andiamo così, sto cercando di mandare delle vibrazioni positive, perché comunque l'universo capisce la positività, non la negatività. Nella negatività prende sempre la positività, ma guarda quanto è avanti l'universo. Io vi Esatto. ringrazio perché persone come me, in questo governo, ma non solo in questo governo, come ha detto Eli, a più ampio spettro, a più ampio raggio, non potranno mai sentirsi a casa, soprattutto non potranno mai esprimersi come vorranno, perché se già c'è anzi per fortuna che c'è una sorta di deroga, sì, penso che si possa classificare come una deroga alla legge di cambio nome. Quindi se io bene o male sto facendo cambiamento di genere, allora mi posso cambiare il nome. Ma se invece io già non mi identifico con il mio genere assegnato alla nascita, e non voglio neanche fare cambio di genere, però non mi identifico neanche con il mio nome, quindi all'anagrafe sarò sempre con quel nome. Caschi il mondo. Ma nella vita reale le persone mi chiameranno forse con il nome con cui io vorrò che mi si chiami, come si dice, che mi si in inglese si direbbe address, quindi con cui ci si rivolga alla mia persona. Ecco, andiamo così. Dico, io vi ringrazio tantissimo. Maria, Mary, Sì, dica.
sempre, però. Un noto È il caso poeta, di dirlo. È il caso di dirlo, Mary, per sempre. un noto poeta diceva una cosa bellissima che io spesso ho adottato e che soprattutto sposo in pieno. Quella che noi chiamiamo rosa, con un altro nome, profumerebbe lo stesso. Perciò una rosa, anche se io non l'amo rosa, avrebbe le stesse caratteristiche e lo stesso profumo. Se noi imparassimo la grandezza che ha avuto Shakespeare a dire questa cosa e ad amplificarlo alle persone che abbiamo attorno, tu, Maria, Chiano, saresti la persona meravigliosa che sei comunque. Non cambia niente. Con questo basta. No, ma la mia voleva essere proprio una provocazione. Io e te sappiamo Ma lo so, benissimo lo so. Ho qual è la mia amplificato la posizione. provocazione con la poesia. Appunto, e dico tutto. Anzi, abbiamo detto tutto. Bene, questa era una puntata così dell'angolo dello sproloquio. Mi sa che questa andrà a finire sia su Omnia di Elichio e anche nel mio blog personale dell'angolo dello sproloquio. Vi mancava, dopo 2 anni vi mancava l'angolo dello sproloquio. Quindi, per chi volesse recuperare la puntata, o su questa pagina o su pagina di Elichio che taggerò, o semplicemente seguiteci sui nostri canali YouTube. E soprattutto, bello ecco, il bannerino così, perché devo ricordarmi in che verso sta andando il banner, Things Fall Apart di Chinua Achebe. Tradotto in italiano il crollo. Io vi ringrazio per averci seguito, quell'unica persona che ha avuto il coraggio di seguirci e quell'unica persona che ci ha dato in diretta perché capiamo benissimo che alle 11 la gente è al lavoro, però noi ringraziamo comunque, grazie ancora. Alla prossima, 3, 2, 1.